Ciao a tutti da Vasco Schibam, oggi voglio segnalarvi il canale YouTube di un ragazzo molto molto giovane, credo faccia ancora liceo scientifico. Il canale si chiama Vitalis Sport e questo ragazzo è appassionato di giornalismo sportivo e una settimana fa ha fatto una bellissima intervista a Max Blardone. Questa intervista non mi sembra sia stata vista da molte persone, sicuramente non sul suo canale, ha una novantina di visualizzazioni ad oggi, poi spero ovviamente che aumenterà di molto perché spero che voi l'andiate a vedere. Ho guardato anche su altri social, Facebook, Instagram, non mi sembra sia stata rilanciata particolarmente ed è un vero peccato perché, ripeto, è una bella intervista di 1 ora e 17 minuti. C'è qualche interruzione in mezzo dovuta al fatto che avevano dei problemi di linea. Blardone era a Kitzbühel quando ha fatto questa intervista. Tra una gara e l'altra, tra una discesa e l'altra, le due discese che sono state fatte la scorsa settimana. Il ragazzo, devo dire, fa il suo lavoro molto bene, fa il suo lavoro di giornalista sportivo molto bene e Max altrettanto, dicendo cose veramente molto interessanti. Parlano di Coppa del Mondo maschile, di Coppa del Mondo femminile, parlano degli atleti in crisi come Christoffersen, che poi in realtà è uscito dalla crisi da poco, ma chissà se adesso continuerà a vincere o tornerà in crisi. Sarà molto interessante vederlo. Comunque, dicevo, Max ci parla sia del settore maschile che del settore femminile e con tutta la calma del caso e non dovendo rispettare i tempi televisivi, quindi sicuramente questa parte è molto interessante. La parte dell'intervista che forse ho trovato più interessante è quella dove lui parla dell'altro suo lavoro, del lavoro come tecnico del settore giovanile. Dice cose molto interessanti e tra queste la cosa che forse interesserà di più i tifosi dello sci alpino italiano è quella relativa al fatto che a quanto pare ci sono diversi atleti molto interessanti che stanno arrivando e che arriveranno in Coppa del Mondo nelle prossime stagioni e alcuni di questi a quanto pare sono molto promettenti. Quindi speriamo vivamente che Max stia facendo un ottimo lavoro perché ne abbiamo estremo bisogno. Bene, quindi andatevi a vedere, mi raccomando, questa intervista. Faccio i miei complimenti a questo ragazzo perché è stato molto bravo nel lavoro che fa, è super appassionato, quindi veramente bravo, complimenti. Complimenti ovviamente a Max Blardone, io lo adoravo come sciatore, mi piace anche come commentatore, abbastanza diverso da Daniela Ceccarelli che altrettanto mi piace molto, Daniela molto tecnica e per questo però anche poco apprezzata da alcuni. Blardone magari meno tecnico, ovviamente non perché sia effettivamente meno tecnico, meno bravo tecnicamente rispetto a Daniela. Fare il commentatore sportivo non è assolutamente facile perché se si è troppo tecnici si rischia di non essere capiti o magari di risultare un po' spocchiosi ed è quello che accade per esempio alla Ceccarelli. Per me non è un problema, ma capisco benissimo chi magari non è troppo interessato all'aspetto tecnico, se poi riceve troppe informazioni da questo punto di vista, la cosa può non piacere. E Blardone sceglie un altro stile. Devo dire, mi piacciono tutte e due, come mi piaceva De Chiesa. Boh, quindi ditemi la vostra magari nei commenti, se vi piace Blardone come commentatore, se preferite la Ceccarelli, magari ne parleremo in altri video, se la cosa vi interessa. Bene, direi che è veramente tutto anche per oggi. Mi raccomando, andatevi a fare un giro su skibam.it, il mio nuovo sito. Troverete la possibilità di fare analisi video, lezioni online e altri articoli interessanti sullo sci. Mettete like se vi è piaciuto il video. Noi ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, come al solito, casco in testa ben allacciato e gas aperto sempre.